Manca qualcosa. Aia. Questo non era nei piani. Però manca qualcos'altro. Forse non mi sta bene come una volta. Bentornati o ben arrivato sul mio canale in un nuovo spacchettamento di carte Pokémon dopo mesi. Mamma mia ragazzi, finalmente, non vedevo l'ora. Uno spacchetto roba Pokémon da così tanto che non mi ricordo neanche più come si fa. Comunque qui ho un bellissimo pacchetto del Federix Store e non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. Quindi, taglierino arrugginito, mi raccomando, voi non prendetene uno decente solamente, oppure chiedete i vostri genitori di aprirvi i pacchi. Beh, ci siamo. Ho preso giusto due cosine che non volevo perdermi, ma sicuramente come avreste letto dal titolo e dalla miniatura, ho preso due box di Pokémon Go, ovvero quello di Eevee Lucente e il set attori fuori classe di Pokémon Go. Sono un po' in ritardo con gli spacchettamenti di Pokémon Go, ma meglio tardi che mai. Quindi vediamo questa qui da qui. Mamma mia, già si può vedere, ma fantastico. Eccolo qui, sette attori fuori classe con Mewtwo. Tanta roba. E poi lui, mamma mia. Eccolo qui, questo possiamo anche levarla. Tanta roba, foto per la copertina. Magnifico, Eevee Lucente. Ecco le due cose che ho acquistato dal Federix Store. Ma andrò prima ad aprire questa qui di Eevee. Abbiamo anche il nostro bellissimo codice sconto. Ma che figata, mi hanno messo la carta così. Ma è bellissimo, filmato di Federix. Tanta roba, un orsi fantastico. E poi dietro il codice sconto. Veramente bellissimo, questo vedo l'ora di usarlo per il prossimo acquisto che farò sul Federix Store. Ok ragazzi, la prima cosa che andrò ad aprire sarà questa qui, come ho detto prima, quindi ci vediamo nel prossimo video. Mua! Ed è subito di aprire questa meraviglia. Mannaggia ragazzi, stavo facendo un casino, stavo per aprire tutto quanto senza registrare, meno male che me ne sono accorto ancora prima di iniziare. Comunque, 8 pacchetti, la spia di Eevee e la carta di Eevee Docente. Un attimo la spilla fantastica. Fantastica, veramente tanta roba, ovviamente va aggiunta alla collezione di spille. Tanta roba, ovviamente non so, ecco, così dovrebbe vedersi bene. Mamma mia, veramente tanta roba. Mettiamola qui, dovrebbe vedersi bene. Poi abbiamo la carta di Eevee Docente, ma prima vi regalo il codice perché tanto io non me ne faccio niente. Eccolo qui, tutto per voi. E poi la carta di Eevee Docente, ragazzi, tanta roba. Io preferisco la versione, cioè Shiny, perché Shiny è molto più bello di Lucente o Iridescente o qualsiasi minchiata avete voi. Però tanta, andiamo a slivare. Poi quando aprirò anche il settore fuori classe cambierò le sleeve, metterò quelle di Pokémon Go, ma per adesso la mettiamo qui. Non dovrebbe esserci webcam davanti, tanto. E adesso finalmente gli 8 ambiti pacchetti. Questo è letteralmente il mio primo pacchetto di Pokémon Go. Guardate che artwork fantastico, anche se voi avete già spacchettato di tutto e di più, avete anche già trovato i tre starter iridescenti. Dai, senza perdere tempo, andiamo subito ad aprirlo. Mamma mia, io voglio godermi questo momento. Oh, tanta roba. Sono anche riuscito a salvare il pacchetto. Dai. Oh, questo me lo tengo da parte. Ok, carta codice che vi regalo. Tac. E non lo so, io andrei di 4, 1, 2, 3, 4, 1 e 2, non ne ho idea, spero di non aver sbagliato il trick, ma lo scopriremo molto presto. Allora, Rattata di Alola, tanta roba. Bidoof, c'è anche la versione di Ditto, è vero, me l'ero dimenticato. Charmander, Aipom, minchia, arto bellissimi, Bulbasaur, Energia Electro, ok, Spark, Chansey, Xatu, quanto mi mancava, Sylveon e infine Blastoise. Mamma mia, ci ho sperato, Blastoise. Ma che artwork sono ragazzi, ma sono fantastici. Mi è mancato tantissimo. Ah, tra l'altro anche il tappetino fa la sua sporca figura, ragazzi. Adesso io mi sono un attimo arrangiato con l'inquadratura, però tanta roba.
Ecco, mi sono talmente impegnato per il primo che adesso non riesco più a prendere il secondo. Ecco, posso anche romperlo. Tanto il pacchetto che volevo l'ho salvato. Carta codice che vi regalo. Ma mi sa però di aver sbagliato il trick. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E io continuo così. Massimo, poi quando avrò sbagliato me ne renderò conto. Allora, qua abbiamo qualcosa. Abbiamo Bibarel, tanta roba. Oh, bello il Pikachu così. Spinarak, io lo voglio shiny su Pokémon Go, non l'ho ancora trovato. Un altro Rattata di Alola. Un Bidoof normale, non ditto. Un Energia Electro. Charmander, Slowbro, Lunaton. Un Incubatrice Uovo. Mewtwo! Bello Mewtwo! Ma quest'altro non l'avevo mai visto. Tanta roba, veramente tanta roba. Quest'altro però non mi ricordo di averlo visto nel set. Comunque tanta roba, salviamolo subito. Andiamo col terzo pack. Ovviamente ragazzi, il mio obiettivo è di trovare Charizard lucente, Blastoise e Venusaur. Ma dal culo che ho io non so se riuscirò a trovarli. Allora, Squirtle, Bidoof, Meltan, molto bello Meltan, un altro Charmander, Aipom, Energia Fuoco, Caramella Rara, Wartortle, bello l'arto di Wartortle, Candela e bello Blissey nel sopra il sopra la palestra. E infine un Moltres, mamma mia, bellissimo, bell'arto quello di Moltres, bell'arto. Una cosa che non riesco a capire del Pokémon Go è quando arrivo all'ultima carta, perché non so mai quando andare piano e quando cominciare, cioè quando andare normale e poi quando cominciare ad andare piano. Poi anche il cercato che sono, di sotto porto gli occhiali. Ok, schiacciamo bene le carte, non voglio spoiler. Carta codice che vi regalo. 1, 2, 3, 4. Sì, 1, 2. Abbiamo Aipom, Bulbasaur, Pidav, Magikarp, Meltan, ops, energia erba, scusate, Candela, Slowbro, Pupitar, un altro Moltres, e infine abbiamo Melmetal, arto fantastico, ma questi arto sono veramente bellissimi, tanta roba. Allora, rimangono 4 pacchetti, sì, rimangono 4 pacchetti e ho solo trovato un Mewtwo B. Allora, va bene tutto, ma adesso io ho bisogno di trovare un bel po' di ciccia qui, eh. Almeno un'altra V o qualche carta lucente la voglio trovare, eh. Carta codice che vi regalo. Ambipom, bello, 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 bello. Stavolta Raticate di Alola, Larvitar, Rattata di Alola, Spinarak, Energia Fuego, Solrock, dai, dammi sto Charizard. Escablu, dai, Charmeleon, e infine, no, c'è ancora, sì, okay, c'è ancora un'altra carta dietro, Modulo Esca, e infine uno Snorlax. Bello anche l'artwork di Snorlax, davanti a una casa lì appisolato. Devo dire che quegli artwork sono veramente fantastici, questo non c'è nulla da qui discutere. Penultimo pacchetto, giusto? No, è terz'ultimo pacchetto. Carta codice che vi regalo. Ok, allora Eevee, Nulet, ancora nessun ditto però, eh. Ho visto che gli altri hanno dato un sacco di ditto, io ancora niente. Raticate di Alola, Tranquil, Bulbasaur, Energia Lotta, Ariados, Incubatrice Uovo, Solrock. Bello l'artwork di Tyranitar fatto così. E infine abbiamo un Venusaur. Ci ho sperato tantissimo. Comunque, cazzo, questi due artwork però sono veramente fenomenali. Tanta roba ragazzi, tanta roba. Ahimè, però, la fortuna non sembra essere dalla mia, perché mi girerebbe un po' le... se non dovessi trovare nient'altro, è solamente un... Non riesco più questo pacchetto. È solamente un Mewtwo. Oh, e apriti! Carta codice, che vi regalo. Tricchiamo ste quattro carte, due dietro. Ancora qui non sembra esserci niente. Abbiamo un Pikachu, Squirtle, Bidoof, sempre normale, Meltan, Charmander, Energia Fuego, Incubatrice Uovo, Solrock, Modulo Esca, Spark, dovrebbe essere l'ultima carta dietro, e un Blastoise. Sì, ma almeno dammi Charizard, almeno completavo il trio.
Invece ho un altro Blastoise. Ah, che delusione. Sono un po' deluso, ragazzi. Sono un po' deluso. Dai, ultimo pacchetto della Collection Premium Eevee Lucente. Dai, ultimo pacchetto. Però fammi trovare qualcosa di veramente spaziale in quest'ultimo pacchetto. Ma va bene così. Anche un'altra V. Non ti dico che voglio trovare Mewtwo fuori serie, full art, HD, MR, 4, PQR, 7, bla 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 bla. Solamente un'altra V. Non ho sentito niente. Qui voglio chiuderlo bene. Voglio avere la sorpresa. Non c'è un... Ambipom, Raticate di Alola, Larvitar, Rattata di Alola, Spinarak, un sacco di doppione, Energia Psico, Chansey, Xatu, Pokestop, questa è nuova, Blance, anche questa è nuova, e infine un altro Moltres. Ma dammi almeno Charizard, no? Cioè, non dico Charizard lucente, ma Charizard normale, quell'altro. Ma ragazzi, sono un po' deluso, cioè solamente questo Mewtwo. Vabbè, poi c'è anche Eevee, che è tanta roba, però solamente queste due carte in un box così bello, mi rode un po', anche dopo tutti i soldi che ho pagato. Vabbè, almeno abbiamo anche questo bellissimo tappetino che ci accompagnerà nei prossimi spacchettamenti futuri. E ragazzi, ci saranno tanti nuovi spacchettamenti in futuro, quindi Pokémon tornerà ufficialmente a far parte del canale. E niente, adesso devo fare la cosa che odiavo in pieno assoluto quando facevo gli spacchettamenti, ovvero mettere a posto, perché qua c'è un bel casino. Niente ragazzi, il video termina qui. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti se avete aperto questa collezione e cosa avete trovato dentro questa collezione, perché voglio rosicare. Fatemi rosicare questo nei commenti. Fatemi vedere che avete trovato Charizard lucente, PSA 10, Mewtwo, Full Art, HDMR, L7, bla bla bla. E noi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, voi non dimenticate di iscrivervi al canale, quindi questo video vi felice. Bella! Flash is fast, flash is cool. Francois Sapar, flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far.